La cooperativa Prato Cultura fra i finalisti per l'assegnazione del bando nazionale Copart, che premia le migliori idee progettuali nei luoghi ecclesiali riconvertiti ad altre funzioni. Il progetto selezionato riguarda il complesso di San Domenico, ad annunciarlo Valentina Donati, presidente di Confcooperative, in occasione dell'assemblea regionale dedicata alla cultura, al turismo e allo sport, che si è tenuta proprio nel complesso di San La Domenico. cooperativa Prato Cultura è tra i finalisti del bando Cooperarte, è un bando nazionale che premia idee progettuali su luoghi di natura ecclesiastica e poi vengono riconvertiti in altro modo. In questo caso noi abbiamo partecipato con l'idea di San Domenico, come sappiamo e come sapete è un luogo che viene utilizzato in particolar modo per la cultura. Sono circa 70 le cooperative toscane di Confcooperative che si dedicano a servizi culturali e turistici, promozione, pratica sportiva, istruzione e formazione. E tutte quante sono state messe a dura prova dal Covid. Certo, la recessione c'è stata e in maniera anche abbastanza importante. Noi, da un punto di vista economico, abbiamo visto che il fatturato globale a livello toscano del nostro comparto, delle cooperative, ha avuto una flessione di un quinto. All'assemblea è intervenuto anche il sindaco Matteo Biffoni, che ha sottolineato come i settori dello sport, della cultura e del turismo sono stati più penalizzati dalla pandemia. Come questi servono anche per fare il punto della situazione, non solo per su quanto è successo, ma soprattutto su come si riparte e su quali sono le prospettive per il prossimo futuro.